scusa, ma non cosa? È possibile. Cosa? Non è possibile. Allora, io mi lamento spesso che con te è difficile parlare. Se non sei presente, telefonarti, WhatsApp, è difficile, sei sfuggente. Mi sono girato, ho visto il tuo telefono, 22.780 mail non lette. Ma no, aspetta, guarda WhatsApp. Aspetta, no, WhatsApp. Leone ti batte, ecco i WhatsApp. Allora, WhatsApp no, perché ho guardato prima. L'hai azzerato. 22.570 mail. 383 sms non letti. Ma tu lo sai che Leone non apre WhatsApp perché vuole vedere il record di messaggi ricevuti che aumenta? Tipo 50.000 eccetera. Quanta gente mi chiama. Ragazzi, questo è veramente un periodo dove io sto dimostrando di essere un robot, ragazzi. Perché un altro al posto mio sarebbe morto a quest'ora. Invece io è un periodo che sto dimostrando di essere un robot. So perché sto ingrassandomi, dilatando. No, sai una cosa che ci siamo dimenticati di dire, che invece è una cosa molto bella, che no, perché tanti ascoltatori si sono lamentati del fatto che molti ascoltatori ancora non hanno visto il film, certo. No? Però giustamente la zia è arrivata prima, fa: cazzo, però Marco, ieri sono andato a vedere il film, bellissimo, complimenti, però dici, minchia, 9,50 euro, cioè tanta roba, oh, cioè va bene che i cinema adesso hanno le poltrone, lei ha speso 11,50 e voleva la poltrona VIP, lei ha il sovrapprezzo sulla faccia, Devi sapere che può uscire. Allora, gente, medialmente in Italia guadagna intorno al 1.000 euro, un'uscita al cinema anche con una sola persona, un tuo amico, una tua ragazza, ti costa i 20 euro del cinema, 25 euro per mangiare qualcosa, ricarica di benzina, sono 50 sacchi, 50 euro in 1.000 euro comunque grave. No, ma per amor di Dio, io lo capisco perfettamente, poi comunque anche il tempo non è dalla nostra parte, però c'è una roba che abbiamo raccontato una volta sola e me l'ha ricordata adesso mio cugino. C'è un ragazzo, noi tempo fa all'inizio, quando abbiamo deciso proviamo a fare il film, no, facciamo una roba indipendente, lui ha detto vabbè, io mi assumo tutte le responsabilità, cazzi tuoi. E poi adesso sei andato in America nel momento cruciale. Insomma, ha rischiato tanto lui e il produttore. Ma all'inizio di tutto avevamo cercato di fare il crowdfunding, ti ricordi? Sì, mi ricordo. C'è proprio un sito dove tu puoi chiedere alle persone di aiutarti donando 50 centesimi, eccetera. Un ascoltatore che si chiama Mauro, che vorrei ospitare se riesco domani in onda, ha avuto un bruttissimo incidente in auto ed è rimasto sulla sedia a rotelle. Siccome la colpa non era sua, è stato rimborsato dall'assicurazione, ha preso dei soldi e lui ha investito 100.000 euro di questi soldi perché credeva nel progetto, perché ama lo zoo. E noi abbiamo mangiato benissimo. No, adesso parte di scherzo, cioè veramente vorrei ospitarlo in onda domani se riusciamo, perché è un ragazzo che merita veramente la miseria. Merita tutto il mio rispetto, tutto il rispetto degli ascoltatori dello zoo. Quindi non è vero che gli ascoltatori non hanno fatto niente per il film. No, capisco, è un periodo di merda, tirar fuori 8,50 euro, girano i coglioni in più, vabbè, la promozione è quella che è. Però volevo fare un applauso a sto ragazzo perché è stato il primo e probabilmente l'unico che ha creduto in questo progetto. Allora, quindi, io ti porto anche i saluti di Cesare Ragazzi, che ha donato un sacco di parrucche. C'ho un sacco pieno di capelli di là da utilizzare per il film on air, ha detto fate voi quello che riuscite a farci. Però pensate, nel momento proprio del delirio totale ho detto l'unica persona che mi può aiutare a promuovere il film è lei, ragazzi, è lei. La nostra goloide preferita, la nostra nonnina. Pensavo Barbara D'Urso. Non ci vado, me l'hanno chiesto, non ci vado. Dai, vai dalla D'Urso. No, facciamo un referendum. Ma è una questione di coerenza. Utilizziamo l'app? Non è che vai là a dirgli quanto sei bella, quanto sei brava. Vai là, ti scappi. No. Facciamo decidere gli ascoltatori in modo democratico. Ma no, perché io ho fatto le cose che a me piacciono, cioè le iene, io le guardo, mi piacciono, ho fatto sta roba per le iene perché. Le tette. Ma ho capito, ma non è giusto. Ma cosa le vado a dire? Lo guardano un sacco di mille. Cioè, vado a sfruttare un programma che ho sempre massacrato e denigrato, no? Facciamo decidere gli ascoltatori, magari loro sono in grado di superare la tua incoerenza. Allora, potete farlo attraverso la Bastard Inside Up, ma io non ci vado. Comunque potete farlo via Facebook, lo Zodi 105. Oppure votare sull'applicazione, adesso mettiamo in piedi la votazione. Va bene, nel frattempo sentiamo come ci ha aiutato Santina a promuovere il film.